Direttore, allora spieghiamo nel dettaglio questo progetto, in cosa consiste? Consiste nel rendere disponibile al cittadino principalmente la sua storia clinica, iniziamo da lì, ovvero è il primo passo verso la possibilità da parte del cittadino di evitare di girare per le strutture sanitarie con i classici faldoni pieni di referti, ma la possibilità a regime di avere tutto online, quindi il professionista non dovrà più chiedere nulla al cittadino dei propri referti, bensì attraverso l'accesso a questo strumento sia il professionista sia il cittadino avranno a disposizione la storia clinica dello stesso cittadino. Questo naturalmente vuol dire un risparmio di tempo e un risparmio anche di denaro, se andiamo a vedere dal punto di vista del cittadino, per evitare di andare a ritirare referti o di evitare una buona parte della purtroppo burocrazia che oggi lega ancora all'accesso ai servizi sanitari, e dall'altra per i professionisti la velocità nel reperimento della storia clinica. Chiaramente il primo passo verso un portale servizi che intendiamo sviluppare, quindi dove siano contenuti anche non solo un contenitore di referti, ma anche la possibilità di prenotare, di vedere le proprie prenotazioni, di pagare il ticket, di avere la propria storia delle vaccinazioni, tutta una serie di servizi che cercherà di avvicinare un po' la sanità al cittadino. Il primo passo sarà l'attivazione, come fare? Allora, per l'attivazione il cittadino si dovrà recare agli sportelli dell'ASL negli orari indicati nel portale www.fascicolosanitario.liguria.it, quindi accedere al portale o accedere al portale internet dell'azienda, e lì avrà tutte le istruzioni. Si dovrà obbligatoriamente una volta recare agli sportelli dell'azienda, perché è necessario firmare il consenso alla privacy, questa è la normativa nazionale. Dopodiché tutte le operazioni successive possono essere svolte online, quindi standosene tranquillamente a casa davanti al PC. Ecco, io le faccio un'altra domanda come prima, doverosa, su questo caso di ostetricia del fine settimana che ha tenuto un po' banco qua in provincia di Imperia, a Imperia soprattutto. E c'è una conclusione a lieto fine, però questa signora allora ha detto il falso. Io non entro ancora nel merito di quello che ha detto la signora, nel senso che io come parte direzione generale dell'azienda ho raccolto una ricostruzione dei fatti fatta dai professionisti del reparto, dopodiché diciamo attualmente la mia competenza finisce qui. Io su quello che è sulla sua domanda purtroppo non ho competenza, quindi non mi esprimo. Ricostruzione che dice cosa? La ricostruzione è quella che ho detto nella prima dichiarazione, quindi il trasferimento è stato fatto per motivi sanitari. Motivi sanitari, quindi la signora si è inventata tutto a questo punto. Non deve chiedere a me questo. Bene.